Oggi parliamo di affari di clan, questo è il titolo della puntata, la copertina, il montaggio di Anna Lorena Brindisi. Buongiorno e benvenuto al prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato. Ben arrivato, grazie di aver accettato di venire qua da noi questa mattina per affrontare questo tema che per noi è cruciale, che non va mai dimenticato anche in questo momento. E grazie a Fabrizio Feo, che come sempre segue questi temi che poi si aggiornano anche nell'attualità di un paio di giorni fa, credo, anche se poi queste notizie di cronaca ovviamente finiscono più in basso, no? Nei sommari dei nostri giornali, però sono delle Certo. notizie di cronaca che ci dicono tanto, Certo, Fabrizio. soprattutto in questo momento, insomma, è chiaro che fatti, diciamo, di cronaca passano anche un attimo in secondo piano. Io penso tu ti riferisca a quello che è accaduto sul litorale laziale, Un praticamente. agguato che c'è stato un paio di giorni Esatto. fa e c'è un giovane, un ragazzo attualmente ricoverato in coma farmacologico, no? Sì, Policlinica Gemelli. Di non era Roma. lui l'obiettivo di questa esecuzione che è stata tentata. Speriamo che questo ragazzo, questo ragazzino, questo adolescente si riprenda. In realtà l'obiettivo era il padre, che pure è rimasto ferito, che è un esponente della criminalità organizzata foggiana, che era praticamente si era trasferito da Foggia. Che cosa sapete fino a questo momento e che cosa lei ci può dire? Com'era questa strada dal Foggiano al litorale laziale? Io posso dirvi che ovviamente sono, come dire, Certo. legato dal segreto investigativo giudiziario. Posso dirvi che è una dinamica che stiamo seguendo con molta attenzione, perché si tratta di un atto che ci ha in qualche modo sorpreso, visto che in questo momento nel Foggiano questi clan, che sono clan che noi avevamo disarticolato recentemente con operazioni molto forti anche dal punto di vista del numero degli arrestati, erano in una situazione di tranquillità, di, a noi sembrava, pax. L'azione è un'azione che ha, come dire, avuto riguardo sì al capoclan, il cui padre fu ucciso sempre in occasione, diciamo, di una vendetta mafiosa, di uno scontro tra clan, ma ha riguardato anche il figlio. Quindi le modalità ci lasciano intendere che c'è il pericolo che inizi uno scontro, che Una si ritorni a guerra. uno scontro. Devo dire che la Procura distrettuale di Bari, la Procura distrettuale di Roma, la squadra mobile di Foggia, la squadra mobile di Bari, lo SCO, la squadra mobile ovviamente di Roma, sono impegnate, con la direzione, sotto il coordinamento della mia direzione, a intervenire, a capire, a leggere con attenzione in queste ore le dinamiche anche che possono essere future, perché il materiale sulla criminalità foggiana c'è, ne abbiamo tanto, abbiamo fatto molto e quindi siamo in grado anche di gestire una situazione di questo tipo che è sotto stretta osservazione. Lei dice sotto stretta osservazione e poi vediamo il primo dei servizi di Fabrizio Feo, perché questo vuol dire che quando nella criminalità organizzata si iniziano a muovere piccoli, anche piccoli nuclei, ciascuno per suo conto, quella che lei prima definiva pax, cioè una falsa tranquillità sotto la quale immagino ci sia una spartizione, salta e quindi diventa anche una questione di ordine pubblico, delle persone che camminano per strada proprio. Lei ha colto un punto importante. Nella dinamica foggiana, che è stata appunto oggetto di un'azione massiva dal punto di vista repressivo, sono stati colpiti clan importanti che nella logica mafiosa avevano anche il compito di controllare il territorio. Controllare il territorio significa anche gestire le attività criminali espletate sul territorio. Il fatto che il controllo del territorio non sia così rigido può dettare, può convincere schegge non controllate, impazzite in qualche modo, a commettere delitti che alzano anche il livello di allarme sul territorio stesso. Quindi è una dimensione sulla quale dobbiamo continuare a incidere, soprattutto con la repressione, e per questo dobbiamo mettere a frutto tutti i dati analitici che abbiamo da questi 3 anni di esperienza sulla cosiddetta quarta mafia. Esatto, allora partiamo adesso Fabrizio dal primo dei tuoi servizi, facciamo il punto su degli ultimi fatti e poi li analizziamo insieme al prefetto Messina.
Che i finanziamenti dell'Europa per la ripresa, i bonus, gli aiuti per far fronte al Covid, per le ristrutturazioni e non solo, fossero bocconi ghiotti per i clan ed eserciti di professionisti, affaristi senza scrupoli o al servizio delle cosche, era prevedibile. Le avvisaglie, subito evidenti, sono state confermate dalle indagini, che giorno dopo giorno mostrano una criminalità organizzata moderna e agguerrita sul piano economico-finanziario, ma anche pronta in qualsiasi momento a riprendere le armi, per rimuovere ostacoli, per battere la concorrenza sulle occasioni di guadagno più grosse. Dal sud al nord del paese, la cronaca degli ultimi due anni mostra che 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra non hanno conosciuto lockdown, che mafie solo apparentemente di provincia, come quella foggiana, hanno continuato a fare attentati e a regolare conti, a sparare, mostrando allo stesso tempo una capacità di infiltrare gli enti locali, 5 i comuni sciolti, incluso Foggia, il comune capoluogo. E questo mentre i sequestri di beni e imprese fatti dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato in Umbria, Lazio, in Lombardia e dalla Guardia di Finanza in provincia di Catanzaro, 800 milioni di euro, rammentano che forse qualcuno dovrebbe dire e soprattutto fare qualcosa in più per interrompere il cordone ombelicale di troppe imprese con i clan, per dare una mano a investigatori e magistrati, ai prefetti, alle prese con la silenziosa avanzata dei capitali sporchi ed insospettabili finanziatori nelle aziende in difficoltà o in quelle a caccia di capitali per espandersi. Guardia di Finanza e Banca Italia hanno accertato che 170.000 imprese negli ultimi anni sono entrate in contatto con la criminalità organizzata. Ma sono soprattutto le indagini che dicono ogni giorno quanto sia più frequente individuare presunti mafiosi con un ricco portafoglio di partecipazioni societarie piuttosto che con un lungo elenco di precedenti sulla fedina penale. Oh, Fabrizio, naturalmente se hai dei commenti, delle precisazioni a quello che abbiamo appena sentito che tu ci hai detto... Semplicemente voglio ricordare che il dato, questa mobilità delle organizzazioni criminali a cui faceva riferimento anche il prefetto è stato ulteriormente sottolineato anche nella relazione che è stata data, sì, certo, al Parlamento dal nostro apparato di intelligence, i servizi segreti, che proprio ricalca diciamo così, un po' questo tema della... allora, inafferrabilità. Qua il tema che corre sotto sono i famosi fondi del PNRR, no? Perché è chiaro che sono soldi, sempre si muovono le mafie quando ci sono soldi e la prevenzione diventa difficile. Quindi perché intanto diventa difficile? Ma guardi, su questo ho qualche riserva sulla difficoltà della prevenzione. Cioè, il nostro è un sistema, in riferimento a questa fase, insomma, al PNRR e a tutto ciò che prepara, come dire, l'arrivo di questi fondi che poi vengono distribuiti, che è stato studiato con controlli, direi, importanti. Forse manca il tracciamento, che è una fase, diciamo, che può essere, come dire, difficoltosa dal punto di vista proprio dell'utilizzazione poi dei fondi, e quindi si vuole comunque mantenere un livello di attenzione che serva a incidere per evitare che le organizzazioni, sì, mafiose cerchino di spartirsi questa torta. Visto torta. Che è successo con la cessione del credito, no? Esatto, che poi è stata, esatto, modificata. Quelle sono porte per legge, attraverso, allora, le quali si può entrare, è perfetto. Devo dire che però dal punto di vista dell'intervento della criminalità organizzata i profili sono estremamente difficili per la criminalità organizzata, voi per il tipo di monitoraggio costante che noi abbiamo. Guardi, la Direzione Centrale Anticrimine, la DAC, che io dirigo, ha prodotto due circolari due anni fa, in periodo pre-Covid praticamente, che mettevano in allerta tutte le strutture operative della Polizia di Stato su queste questioni, individuando anche quali ambiti potevano far gola praticamente. Poi questo. Un profilo, mi scusi se l'interrompo, di criticità, secondo me legato al fatto che per avere questi fondi ci vogliono sempre dei professionisti bravi e specializzati, e la criminalità organizzata questi professionisti non se li fa mancare, sì, specialmente negli ultimi anni, mentre le amministrazioni comunali, che stanno sempre un po' là con l'acqua alla gola dal punto di vista dei fondi, sì, e del personale, non ce li hanno, sì. Sì. Quindi se si presenta l'azienda che dice guarda, io faccio tutto quanto in proprio, ti do anche il professionista che ti aiuta ad avere i fondi, è difficile forse anche per le amministrazioni comunali distinguere, sì, o no? Devo dire che il livello di attenzione preventivo, sia tecnico, e penso
al Ministero dell'Economia, penso alla Ragioneria dello Stato, che come dire, relativo alla prevenzione in senso diciamo di polizia, e quindi l'attività preventiva della polizia e quindi delle forze dell'ordine, è molto alto per l'esperienza che abbiamo maturato già dai tempi di Agenda 2000, quando ci fu il tentativo delle organizzazioni calabresi e siciliane di appropriarsi, no? Io sono ottimista. Il punto qual è? Diciamo, le attività investigative ci diranno fino a che punto hanno tentato. Se guardiamo anche a evidenze delle recenti indagini, qualche cosa, qualche segnale lo abbiamo avuto, ma è ovvio che quello è un profilo di repressione. Allora, sulla prevenzione noi abbiamo fatto tutto. Il momento repressivo della investigazione, come è successo per alcune dinamiche tipiche del periodo post-pandemico e del periodo pandemico, ci darà la lettura, ci darà il livello di tentativo di infiltrazione, ma credo che gli strumenti che sono stati approntati dal governo e quelli che abbiamo noi con le procure a livello preventivo sono assolutamente incoraggianti. Bene, questo mi fa piacere, lei è ottimista, altrimenti non farebbe questo lavoro probabilmente, no? Pensa che comunque il suo tema è il crimine non paga mai, però mentre invece la criminalità organizzata la pensa esattamente al contrario. Allora io direi, Fabrizio, se sei d'accordo, vediamo il tuo prossimo pezzo, perché poi questo modo di essere multiforme, mutevole, insomma, che cosa significa applicato ai clan? Fabrizio Feo. Magari non sparano o sparano di meno, ma se serve non ci pensano su due volte. E per intimidire usano forme di violenza meno rumorose, ma hanno sempre pronti esplosivo e benzina. I clan non disarmano, lo abbiamo visto ancora di recente in Campania e in Puglia. I mafiosi non smettono mai di essere mafiosi e anche dopo anni di carcere tornano a fare quello che facevano e sono sempre a caccia di nuovi affari, guadagni e potere. La pandemia, le inchieste e gli arresti ci hanno dimostrato che le organizzazioni criminali erano pronte fin da subito a mettere le mani su nuove risorse. E il 4 giugno del 2020, 2 anni fa, le sirene che si sentono di mattina presto a Verona non sono quelle di ambulanze, ma di auto della polizia. Decine di pattuglie bussano alle porte di molte case. 23 arresti, tanti indagati. Innanzitutto ndranghetisti, gente della famiglia Arena, isola Capo Rizzuto, trasferiti al nord, in provincia di Verona, ma non solo. In molti casi da 20 anni. E poi ci sono anche professionisti, figure di rilievo della pubblica amministrazione. In Veneto, ma anche in altre regioni del centro-nord, si sono insediate famiglie di 'ndrangheta che arrivano da Crotone, ma anche da Catanzaro e dal Reggino. Trascorrono 20 giorni dagli arresti a Verona e arrivano altri arresti. Un'inchiesta della Procura di Reggio svela nuovi affari dei De Stefano, storica famiglia dell'andrangheta Regina, attiva al nord, in particolare a Milano. La Polizia di Stato intercetta un messaggio eloquente. Il lavoro è tanto e io sono solo. Suona più o meno così l'invito rivolto da Giorgio De Stefano a un suo compare. Di interessi imprenditoriali a Milano, al nord e all'estero, Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix, ne ha tanti. E tra l'altro nella compagine societaria che a Milano ha aperto un ristorante molto frequentato da gente facoltosa, nota, influente. De Stefano finisce col diventare un personaggio da gossip, al punto che la cosa crea qualche malumore in famiglia. Gli 'ndranghetisti, si sa, lavorano nell'ombra. Le famiglie criminali hanno attaccato e infettato il tessuto economico delle aree in cui si sono insediate, compiendo operazioni corruttive, emettendo false fatture, ideando truffe su larga scala, condizionando aziende e mercato, accolte spesso a braccia aperte dalla politica locale, oltre che dai professionisti e gli imprenditori. I clan hanno usato la straordinaria esperienza accumulata nel controllo diretto e indiretto degli appalti. Esperienza dimostrata, ancora una volta, dall'inchiesta dell'ottobre 2021 sugli affari della sanità pubblica a Napoli. Funzionari di importanti ospedali della città cucivano gare d'appalto su misura per imprese legate al clan Cimino Cagliazzo, delegato dal cartello camorristico dell'Alleanza di Secondigliano, all'imposizione e alla riscossione delle tangenti alle ditte che fornivano servizi per quelle strutture sanitarie. Controllo criminale anche del trasporto degli ammalati, delle onoranze funebri, delle imprese di costruzione e di pulizia e perfino di quelle che si occupano della refezione e dell'installazione di distributori di merendine e bibite negli ospedali. Ancora sanità e non solo, per Cosa Nostra nel Messinese.
La mafia di Barcellona Pozzo di Gotto, che condiziona il voto, controlla imprese e affari in settori legali come il commercio dei prodotti ortofrutticoli, in edilizia, pronta a lucrare sull'ecobonus, ha diversificato i suoi interessi. Così, con grande disinvoltura, passa dall'accaparramento dei finanziamenti pubblici in agricoltura e zootecnia allo sfruttamento di quelli nel settore dell'assistenza ai disabili, agli anziani. La polizia colpisce i barcellonesi duramente, sequestra attività per 100 milioni di euro. I sequestri arrivano anche in Umbria, in particolare a Perugia, per imprese di una cosca di 'ndrangheta del Crotonese, quella di San Leonardo di Cutro. Il clan di San Leonardo è già finito in un'inchiesta del procuratore di Catanzaro Gratteri. Sequestri e arresti marciano di pari passo, è la strategia della Direzione Centrale Anticrimine. In provincia di Latina, famiglie di Camorra, dell'Andrangheta, del clan Rom dei Disilio avevano trovato imprenditori disponibili a realizzare i loro progetti, che però alla fine si sono visti sequestrare una gran quantità di beni, incluse le quote di porti turistici a Nettuno, Terracina e Sperlonga. Questa è proprio l'ultimissima, no? Terracina... Sì. Sì, l'ultimo sequestro che è stato fatto da... Ma c'era anche una storia di sversamenti di... E quello è stato fatto su Anzio e Nettuno, è legato all'Andrangheta che è tornata a farsi vedere e quello è fatto, sì, è stato, diciamo, fatto però dai carabinieri. Ogni tanto riemerge, però poi di nuovo torna sotto traccia. Noi abbiamo sentito in questi giorni le notizie che riguardano gli antichi ormai attentati 30 anni fa, mafiosi di quel periodo, delle bombe, Giorgofi, Livia Palestro, insomma... E ci sembra una stagione molto lontana, ma la mafia, Cosa Nostra, ma l'Andrangheta hanno anche interesse a farsi dimenticare? Beh certo, questo è un dato storico di queste strutture, il cosiddetto inabissamento, no? Abbiamo riempito rapporti giudiziari su questa tecnica delle organizzazioni strutturate come 'Ndrangheta e Cosa Nostra. C'è da dire che però gli addetti ai lavori conoscono perfettamente questo tipo di dinamica e non si fanno, come dire, turlupinare da una situazione del genere. Questo è un momento delicatissimo, perché lei ha citato le ultime emergenze che sono riferite alla cosiddetta, al periodo delle cosiddette stragi continentali di Cosa Nostra. Oggi sono ancora in corso attività investigative che leggono quella vicenda, che non è finita, e che appunto perché non è finita, nel senso che non sono ancora chiari alcuni scenari, va chiarita. Oggi non sono finite quelle strutture interne a Cosa Nostra che dettarono i tempi di quella fase. I corleonesi non sono ancora finiti. Bisogna stare molto attenti. Noi monitoriamo con molta attenzione quello che sta succedendo sia fuori che dentro il carcere. Il carcerario è in un momento delicatissimo, molto effervescente. C'è molto attesa nel carcerario per importanti decisioni. Io ricordo semplicemente, essendo stato protagonista di quell'epoca, avendo vissuto quell'epoca dal punto di vista investigativo, che se noi in 30 anni abbiamo raggiunto questi risultati, dopo la morte di alcuni eroi, sia delle forze dell'ordine che della magistratura, li abbiamo raggiunti perché abbiamo avuto degli strumenti utilissimi che ci hanno consentito di disarticolare e quasi annientare queste organizzazioni. Cioè il carcere duro... Cioè il 41 bis, e quindi il trattamento carcerario secondo il 41 bis, e se vogliamo anche il cosiddetto ergastolo ostativo. È importante ricordare che il rapporto tra l'affiliato e l'organizzazione criminale mafiosa finisce solo con la morte dell'affiliato oppure con una scelta radicale dell'affiliato che decide di collaborare una volta per tutte con la giustizia. E che, come sappiamo, va verificata accuratamente. Io la...